Parliamo adesso di amore, relazioni e in particolare cosa accade quando noi non riusciamo a dimenticare una persona. Perché non riusciamo a dimenticare una persona? È uno dei motivi più frequenti che mi ritrovo in terapia e voglio condividere con te questi argomenti. Se ti piace l'argomento, metti un like a questo video, condividilo con chi possa apprezzare questi contenuti, iscriviti al canale e adesso andiamo avanti. Molto spesso mi ritrovo a lavorare con persone che mi dicono non riesco a dimenticarmi lui o lei e così via. Ma perché succede questo? Succede perché in quella relazione non si è andato a fondo. In qualche maniera lui o lei ha interrotto la relazione, se n'è andata, se n'è andato, oppure chi vuole dimenticare ha interrotto la relazione prima del tempo. Che cos'è che fa interrompere le relazioni in maniera brusca, improvvisa? Certamente tutti i fatti della vita ce ne sono infiniti, ma quello che Hellinger ci ricorda più frequentemente sono le situazioni irrisolte della vita, nella nostra famiglia, nella nostra esistenza, nel nostro passato e nel passato nella famiglia del partner. Quindi, quando si verificano queste brusche interruzioni, ecco che c'è una ferita, c'è un tempo di latenza per guarire da questa ferita. Ora, noi possiamo imparare molto da questa esperienza. Prima di tutto, è importante capire che cosa ci ha portato a interrompere quella relazione. O che cosa ha portato l'altro a interrompere quella relazione? Possiamo fare delle ipotesi, perché poi alla fine è una delle cose più dure da accettare il fatto che non possiamo più parlare con quella persona, non vogliamo più parlare con quella persona e non è più opportuno, va bene, ma noi possiamo, ripensando a quei giorni insieme, capire che cosa ha portato l'altra persona a prendere determinate scelte, perché ci serve per capire dove noi avevamo riversato le nostre speranze. Forse ci accorgiamo di aver messo i piedi su una lastra di ghiaccio molto sottile che pensavamo fosse una lastra d'acciaio. Alle volte noi, per il principio della coazione a ripetere, cerchiamo proprio le persone sbagliate per rivivere i traumi della nostra infanzia. Quindi conoscere l'altro ci dà l'occasione in realtà di conoscere noi stessi. Se sappiamo che l'altro aveva quelle fragilità, magari scopriremo che quelle fragilità erano evidentissime e che noi abbiamo deciso, col prosciutto degli occhi, sugli occhi, di andare avanti ugualmente, nonostante tutto. E questo perché in qualche modo abbiamo bisogno di rivivere il trauma originale, il trauma dell'abbandono, il trauma della solitudine, il trauma del giudizio, il trauma dell'amore nella nostra famiglia di origine. Poi, solitamente succede un'altra cosa, che quando noi viviamo questa separazione traumatica non ci diamo tempo di elaborarla, non stiamo da soli, non stiamo in pace, tranquilli. Ma facciamo subito qualcosa, come dire, chiodo scacciacodo, oppure congeliamo l'esperienza e magari stiamo anche da soli, però non vogliamo rimettere mano a quello che è successo e non vogliamo fare quello che è necessario, confrontarci col passato, far uscire le emozioni dolorose, capire meglio noi stessi e diventare una persona diversa da quella che eravamo quando abbiamo frequentato quell'uomo o quella donna. È importantissimo, se noi abbiamo ancora dei pensieri su di lui, su di lei, eccetera, possiamo fare dei dialoghi dentro di noi, parlare con quella persona, dire e chiedere delle cose, far andare avanti quella relazione fino a che non riusciamo ad arrivare a quella frase, a quella consapevolezza che spegne quel movimento che ci porta a cercare di nuovo quel contatto. È come se ci fossero dei pezzettini della nostra anima che sono rimasti da qualche altra parte e che non sono presenti nella storia attuale. Questo può succedere, è normale. Beh, allora quello che possiamo fare è semplicemente regredire attraverso certe tecniche, regressione benigna in questo caso, una regressione consapevole benigna a quel passato attraverso delle tecniche, l'MDR, oppure il tapping, autosomministrato. Per esempio, se ti viene in mente quella persona, puoi fare un esercizio in cui tamburelli sulle gambe e vai indietro nel tempo fino al momento in cui tu hai fatto quell'esperienza positiva o negativa con quella persona e ti permetti di rivivere completamente quell'evento nei dettagli.
pensieri, emozioni, tutto ciò che faceva parte a livello dei cinque sensi di quel momento lì, ricostruire l'ambiente. Qual è il senso? Che l'esperienza viene a galla, tu hai la possibilità di viverla pienamente e come tutto ciò che hai vissuto pienamente se ne può andare. Perché alla fine il principio è questo, noi lasciamo andare le cose che abbiamo vissuto fino in fondo e tendiamo a trattenere le cose che non abbiamo vissuto fino in fondo. C'è un principio della Gestalt che dice che noi tendiamo a ripetere le esperienze che non abbiamo chiuso. Il nostro sistema nervoso non accetta le esperienze incomplete. Quindi se noi vediamo per esempio dei disegni incompleti su un foglio, noi cerchiamo di vedere una figura intera, pensiamo di vedere una figura intera anche se non c'è. Se vediamo delle linee circolari, noi pensiamo che siano magari un cerchio, ma in realtà non è un cerchio, è semplicemente un insieme di segmenti curvi messi uno vicino all'altro. Quindi questo è un problema anche per il nostro sistema nervoso. Quando una relazione si interrompe, il nostro sistema nervoso è lì che continua a lavorare per chiudere, come si dice, la Gestalt. Dobbiamo accettare il fatto che certe Gestalt non si chiudono nella realtà esterna ed è meglio non chiuderle nella realtà esterna, perché magari abbiamo interrotto una relazione con una persona confusa, problematica, sofferente, e andare appresso una persona di questo tipo, cercare di ragionare con una persona di questo tipo è la cosa più sbagliata che si possa fare. Ma dentro di noi, noi possiamo conoscere la verità e possiamo avviare questo dialogo e possiamo proseguire, e quello che consiglio è di proseguire questo dialogo parallelamente all'interno di un percorso di crescita, leggendo dei libri sulle relazioni, di psicologia, eccetera, perché questo dialogo così può diventare più ricco. Noi ci ritroveremo a fare delle domande o a fare delle affermazioni a quella persona che non potevamo fare, condividere un anno fa, due anni fa, cinque anni fa, quando non avevamo queste conoscenze, e scopriremo che a quel punto emergono dei vuoti, degli spazi che ci fanno capire come quella relazione alla fine fosse inconsistente per il futuro che ci aspettava. Una relazione ha sempre senso per il momento in cui la viviamo, ma alle volte noi dobbiamo essere pronti al futuro che ci attende e alle volte dobbiamo lasciare andare il passato, proprio perché il futuro aspetta che noi cresciamo, che noi evolviamo. E la conoscenza, la saggezza ci dà la possibilità di capire quanto quell'esperienza in fondo non fosse appropriata per il destino che ci attendeva. Bene, conto di averti dato qualche indicazione in più. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti al canale e condividi questo video con chi pensi possa apprezzare questi contenuti. E ti ricordo che nel mondo live video potrai trovare diversi contenuti, articoli, podcast, non solo a pagamento, anche gratuiti, che contribuiscono alla crescita personale. Buona giornata!